Il paradiso delle signore, spoiler sino 18 novembre, Warner ritratta male Ezio. Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il paradiso delle signore. Ambientata attorno al grande magazzino della Milano degli anni 60. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 14 al 18 novembre 2022. Tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. Marco sarà sempre più convinto di voler lasciare il giornalismo, anche se la sua fidanzata Stefania farà di tutto per fargli cambiare idea. Non riuscendoci, la giovane Colombo chiederà aiuto a Matilde per raggiungere il suo scopo. Flora esprimerà un giudizio molto negativo sul vestito di Maria per poi avvisare Vittorio di averlo scartato. La giovane Ravasi poi festeggerà insieme a Umberto di essere riuscita a liberarsi della sua rivale. Matilde verrà a sapere della notizia e reagirà in maniera molto accesa. Intanto Adelaide riferirà a Marcello di voler comprare una serra abbandonata di Milano. Saputo ciò, l'uomo farà di tutto per accontentare la contessa, riuscendo a impressionarla. Salvatore rientrerà da Londra e si renderà conto di non essere riuscito a dimenticare Anna. Pur volendo guardare al futuro, il giovane farà sempre più amicizia con la commessa Elvira. Intanto Vittorio deciderà di stare lontano da Matilde soprattutto dopo la loro ultima discussione. Dopo aver saputo dell'insuccesso lavorativo di Maria, Vito cercherà un modo per starle vicino per aiutarla a cancellare la delusione. Armando cercherà di convincere l'uomo a farsi avanti e a dichiarare i suoi sentimenti alla giovane Puglisi. Adelaide organizzerà per Marco un concorso letterario al circolo in cui il giovane interpreterà un giudice. Il giovane di Sant'Erasmo, dopo aver ascoltato le parole di un altro giornalista, inizierà a riflettere sulle decisioni prese nei confronti della propria carriera. In seguito Marco riceverà pure un'importante proposta di lavoro. Irene scoprirà che Clara non ha detto la verità sul fatto che ha un secondo lavoro oltre a quello di commessa. Anche Don Saverio scoprirà che la nipote va a fare le pulizie in un palazzo e deciderà di darle una seconda opportunità. Nel frattempo Flora avrà i sensi di colpa nei confronti di Maria ma Umberto le consiglierà di non farsi alcuno scrupolo. Umberto rimprovererà nuovamente Ezio, che deciderà di dare le sue dimissioni dalla ditta Palmieri. Dopo essersi trasferito a casa sua, Colombo rivelerà a Vittorio di essersi licenziato. Ben presto Gloria intuirà che Ezio nasconde qualcosa e lo costringerà a confessarle tutto. Matilde scoprirà che Flora ha copiato l'abito di Maria e rifletterà se rivelarlo o meno ad Adelaide e chiederà a Vittorio un consiglio sulla possibilità di dire o meno quanto accaduto alla contessa.